Running on Air. Amici di Radio Montorfano, buonasera, ben ritrovati, appuntamento settimanale con Running on Air. Con noi, come sempre, l'amico Andrea Benvenati. Ciao Andrea, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori di Running on Air. Roby, oggi abbiamo due splendide noi ospiti. Abbiamo, vedi, le due ciliegine sulla torta della settimana di Radio Montorfano e di Running on Air. Quindi diamo subito il benvenuto. Questa sera non abbiamo molto da raccontare su quanto è successo. Che dici? Sì. Andiamo subito con le ospiti? Sì, andiamo subito con le ospiti, anche perché io ho staccato francamente la spina con l'atletica su pista, sull'atletica, perché francamente è un anno, nonostante il lockdown, che continuiamo a parlarne, a scriverne, cominciamo a ragionarci. Ecco, stasera abbiamo proprio due ospiti con cui si può ragionare. Sì. Di atletica leggera. Potrebbe essere anche una puntata esplosiva, attenzione. Attenzione, può succedere di tutto. Può succedere di tutto stasera. Perché sono arrivate. Perché i temi saranno trattati, saranno anche di cronaca. Però non anticipiamo nulla. Però allora facciamo così: diamo subito il benvenuto. La prima ospite, avvocato, atleta master. Benvenuta Fausta Quilleri. Grazie, buonasera a tutti. E poi un'altra atleta master. Una super atleta. Una super atleta Fausta. Beh, dopo sai, entriamo nei particolari dopo tecnici, atletici, e quindi possiamo raccontarci di tutto. Grazie per essere qui. A Denise Neumann. Ciao Denise. Grazie a voi, buonasera. Cosa vuol dire essere atleta master? Io lo so, è un mondo bellissimo. Vero, sì. È una ragione di vita, una possibilità di una seconda giovinezza, anche se dipende da come l'affronti. Alcuni l'affrontano con leggerezza e comunque stanno benissimo. Personalmente io ho un approccio molto serio, nel senso che non tralascio nulla, faccio degli allenamenti decisamente importanti, sempre però divertendomi moltissimo. E questo è il segreto, Questo è il segreto. Io corro, mi alleno, e alla fine di ogni allenamento, quando sono sotto la doccia, sono la persona più felice del mondo. Mi dà un benessere psicofisico, e quindi davvero io ho la mia bella età, lo sanno tutti, ho 67 anni e sto benissimo. Signori, voi dall'altra parte della radio non potete vedere gli ospiti, li vedrete in fotografia tra non molto, li pubblicheremo appena finita la puntata, però nessuno potrebbe credere che Fausta ha 67 anni. Assolutamente no. Quindi complimenti. Grazie, comunque voglio proprio dire che è tutto, diciamo, un circolo vizioso, un qualcosa che alla fine diventa quasi una droga, perché per poterti allenare, per correre bene, devi fare un passo indietro, devi avere un'alimentazione adeguata. Non solo l'alimentazione adeguata, ma anche una vita regolata, per cui dopo gli allenamenti, dopo tutto il giorno di lavoro, si dorme come un ghiro e ci si sveglia la mattina felici come Pasqua. Vi svelo un segreto: io qualche anno fa vengo invitato al Golden Gala, vado al Golden Gala a Roma, ero ancora addetto stampa della Fidal Brescia, poi vabbè, torneremo quest'anno a farlo. Entro all'Olimpico e la prima persona che vedo in pista, Fausta Quilleri. Sono io. Quindi dico, va bene, iniziamo a scrivere dei bresciani, avanti. Sì, ho avuto l'onore di partecipare ad alcune staffette e una sola volta ai 200, perché ad un certo punto è subentrata una regola che io, vabbè, trovo anche, diciamo, equa, che vengono esclusi dalle gare del Golden Gala gli atleti che hanno meno di 35 anni e più di 65, questo per permettere a queste star di esprimersi al meglio. Lo trovo equo. Io ho avuto la fortuna di correre un 200, qualche staffetta, e sono stata contenta come una Pasqua. Denise, essere master per Denise Neumann? Per me in realtà è stata la seconda chance, ecco, nel senso che io facevo atletica da ragazza, però non avevo voglia di allenarmi, e ho ritrovato l'atletica dopo che è nata mia figlia. E via, la salutiamo subito, come si chiama? Juliette. Juliette, ciao, grazie per averci lasciato la mamma questa sera.
Sì, quando lei aveva un anno stavo sbattendo la testa contro i muri perché non facevo più sport, perché io in realtà dall'atletica ero passata al calcio e ho giocato 16 Dove anni giocato? A calcio. Due anni al Fiamma Monza, 5 a Varese, un po' a Cinisello e poi mi sono rotta il crociato, ho smesso, sono rimasta incinta e poi devo fare sport, ho detto ma forse una volta ero veloce. E quindi io... Ed era vero, insomma. È vero. Denise, un attimo, perché abbiamo quel signore che vedi là in fondo, sì. Mi ha già fatto il primo gesto della serata, indovina un po', stranissimo. Vuole la linea perché lui ha da regalare agli amici che ci ascoltano anche l'ottima musica di Radio Montorfano. Quindi la linea va subito a Franco in regia e poi torniamo perché Denise ha parecchio da raccontare, da quanto ho capito. Abbiamo due ospiti stasera, ragazzi, che ci regaleranno tanti racconti. Linea subito alla regia e noi torniamo sempre qui a Radio Montorfano, sempre a Running On Air. Running On Air. Running On Air. Ben rientrati qui a Running On Air. Stavamo parlando con Denise Neumann del suo percorso per arrivare a fare l'atleta master, però ti blocco. Sì. Dici anche quanti titoli hai vinto non da so. Quando sei master. Non lo sa, attenzione, ne ha vinti parecchi. Te lo dico, uno in più di tanti. No, beh, me l'ha chiesto il mio allenatore adesso dopo che ho vinto i 100 al campionato italiano, mi ha detto ma quanti titoli hai vinto? Me lo chiedo ogni volta, non lo so, no, non lo so, sinceramente. Ho avuto tanti infortuni anche. Più titoli o più infortuni? Grazie a Dio più titoli. Più titoli. Meno male. Meno male, se no... No, ti devo dire che conoscendola e avendo anche un piccolo database statistico so che ne ha vinti parecchi. Adesso se l'avessi saputo sarei venuto qua con il tuo dato. Tu pensavi che io lo sapessi. Sì, assolutamente sì. E quindi, dicevamo prima, il calcio, sei tornata all'atletica con un nuovo spirito, diciamo. Spirito, pensavo di non valere una cicca. Però la velocità probabilmente è una cosa molto innata, quindi se ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai non puoi diciamo migliorarla, quindi mi è stato abbastanza facile ritornare, tranne gli infortuni che poi hanno tempestato il mio ritorno, anche perché appunto con sto ginocchio che non è mai andato a posto, io sono molto asimmetrica, quindi mi continua a far male per questa cosa. Comunque nell'ultimo decennio diciamo che il tuo l'hai detto. Io l'ho detto. Il tuo l'hai detto. Però quanti titoli europei ho? Allora, questo puoi dirlo. Ho vinto un oro nei 200 indoor, qualche argento nei 60, un oro agli europei nei 200, sì. Un oro mai nei 200, nei 60, nei 60 li soffro troppo, mentre 200... Riesci a esprimerti meglio. Sì, gli anni passati sì. Ecco, e io adesso potrei anche dire che possiamo arrivare al punto focale di questa serata, cioè agli ultimi campionati italiani master è successo qualcosa, cioè sei arrivata nei 200, nei tuoi 200. Nei 200 io, vabbè, non posso dire che nei 100 stavo bene, nei 2 non stavo così bene. Nei 100, i 100 li hai vinti? I 100 li ho vinti con un buon risultato, ho fatto 12,93. Signori, 12,93 sui 100 tra a... 4 mesi o 50 anni. Ecco, a quasi 50 anni, insomma. È incredibile, incredibile. È un correre veloce, sì. Sì. Complimenti. Con vento zero, quindi pulito. E poi nei 2, vabbè, io sapevo che comunque Cristina era un avversario tosto. Parlando di Cristina Sanulli, che Sanulli. È la sua avversaria. Amica. Amica avversaria. E... con i quali ti sei un po' spartita i titoli. Sì, ne vinti un po' più di te, però sì. Diciamo che la tua avversaria era sempre storica, lei, ecco. È sempre lei. E però quest'anno c'è una novità. Però io l'ho scoperto per caso leggendo sul sito FIDAL che avremmo avuto un avversario di transgender. Okay? Cercavo i risultati, non li trovavo, effettivamente li cercavo col nome sbagliato, perché non dovevo cercarli con come nome Fabrizio Petrillo invece che Valentina Petrillo, perché... Però io, leggendo quello che era scritto sul sito della FIDAL, mi sono fidata. La CIO decide che i suoi valori ormonali sono giusti e quindi io non mi sono proprio, non ne ho neanche più pensato. Tranne quando sono arrivata in call room. Quando sono arrivata in call room. Quindi poco prima di 20 minuti prima, praticamente quando ti metti le scarpe chiodate e ti spogli, mi sono trovata davanti Valentina e mi sono trovata davanti una persona con una muscolatura decisamente maschile, ecco. No?
1,80 m, 85, adesso non so, 75. Abbiamo visto le foto. Abbiamo visto le foto, parlando da sole. Io non sono alta e sono anche magrolina, però insomma, mentre camminavamo per andare ai blocchi dei 200, pensavo tra me e me, ma sarà poi tutto così a posto? E poi niente, abbiamo fatto la nostra gara. Io dopo 100 metri potevo virare negli spogliatoi, che forse era meglio. Cristina invece era tonica. Sì, sì, lei è arrivata a tipo 10 metri dall'arrivo, è stata superata da Valentina. E Valentina ha potuto così fregiarsi del titolo italiano, di italiano master. Quindi è stata la prima, diciamo, la prima transgender che ha vinto un titolo italiano femminile, diciamo, nella storia dell'atletica italiana, ecco. E dopodiché abbiamo visto la premiazione. È stata un'operazione abbastanza mediatica, aveva diversi fotografi al seguito, nel senso, poi io rispetto di aver avuto un percorso molto difficile per arrivare a prendere questa decisione. Ecco, ti fermo perché è un discorso interessante questo, quindi ho Franco che mi fa i gesti. Così torniamo con Denise e Fausta subito dopo un attimo di musica che Radio Montorfano regala ai nostri radioascoltatori, e noi tra pochissimo siamo ancora qui a Running On Air. Running On Air, Running On Air. Rieccoci amici su Radio Montorfano, questa è Running On Air, stiamo parlando di una vicenda particolare che è successa durante i campionati italiani master, con due super master che sono Denise Neumann e Fausta Squilleri, che tutti gli appassionati conoscono del mondo dell'atletica su pista. Stiamo parlando in particolare di Valentina Petrillo, che basta cercare su Google e trovate qualunque cosa su Valentina, che fino a luglio almeno per la federazione di atletica era Fabrizio. Per raccontarla in estrema sintesi la sua storia, racconta, basta cercare su alcune riviste online, che sin da giovane si sentiva donna, quindi ha delle criticità psicologiche, no? fin da piccolo, e si sentiva donna in un corpo da uomo, ha avuto una famiglia, ha avuto una moglie, ha avuto un figlio, finché fino un anno fa decide di fare il cambio di sesso. Inizia un percorso di ormonale, no? Per abbassare i livelli di testosterone e quindi potersi trasformare, cioè poter fare l'operazione, ovvero si pensa che farà l'operazione per diventare una donna. Nel frattempo lo sport, le federazioni sportive gli consentono di gareggiare come donna, con le donne. La prima federazione che gli dà questa possibilità è la FISPES, cioè la federazione degli sport dei disabili, diciamo. E proprio all'inizio di settembre Valentina vince i primi titoli da perché ricordiamolo che Valentina ha anche un altro problema, cioè è ipovedente, quindi rientra in una categoria dello sport disabili e vince i primi titoli diciamo in questa categoria, tra l'altro ottenendo anche i minimi per le Olimpiadi dell'anno prossimo a Tokyo. Quindi partecipa ai campionati italiani master, la prima gara, diciamo, prima gara ufficiale con la federazione di atletica, e vince battendo le due, come l'ho definito in un articolo su Winatletica, star della categoria, che sono appunto qua presente Denise e Cristina Sanulli. Quindi abbiamo raccontato in estrema sintesi la storia di Valentina, che ovviamente io dico non bisogna banalizzare quello che è un percorso comunque di sofferenza di questa persona, però certo è che nascono dei problemi nei confronti di chi invece si allena tutta una vita, cioè una vita, comunque sia, dedica molta della sua giornata per questo sport e si ritrova a essere sconfitto da chi di fatto è ancora, se permette, un uomo, o sbaglio, Denise? Sì, direi che se parliamo muscolarmente, sì, stiamo parlando di un uomo. Io ho tante gare di atletica anche a livello internazionale dove mi sono trovata a essere veramente la più piccola. Comunque parlavamo sempre di donne con una muscolatura diversa e questo fa pensare a noi che dovremmo affrontare anche altri campionati e a questo punto questo è andato così, lo accettiamo che sia andato così, non intendiamo fare nessun tipo di
di polemica, nel senso che non vogliamo dire le medaglie ce le dovete dare a noi, dovete rivedere tutto quanto, però in futuro questa cosa non, forse chi era presente alle gare, devo dire la verità, è rimasto abbastanza scioccato. Tu, Fausta, ovviamente hai un tuo pensiero e... Io ho un piglio avvocatizio e anche se non sono una femminista scatenata, però devo veramente spezzare una lancia a favore della femminilità delle mie amiche, che dal mio punto di vista non è stata onorata. La prima cosa che mi sento di dire è questa persona, con tutto rispetto per le sue scelte e con tutta la libertà di pensiero, per carità del cielo, però ecco, non vorremmo ritrovarcela negli spogliatoi. La FIDAL deve, come accade in altre situazioni, dedicare uno spogliatoio a questa signora, perché non abbiamo, perlomeno io sicuramente scriverò una lettera di protesta alla FIDAL, non abbiamo intenzione di condividere dei momenti di intimità con questa signora, che comunque, Denise, è molto più delicata di me, io sono molto più diretta. Questa signora ha ancora un corpo e una sessualità assolutamente maschile. E questo è, diciamo, il primo... diciamo che comunque, cioè, pur rispettando quelle che sono le scelte e le criticità di una vita comunque non facile, peraltro con una disabilità come la vista, nel senso... Assolutamente, certo. C'è un aspetto sportivo che forse, non so, va salvaguardato. Esattamente, è questo quello che sto dicendo, nel senso che al di là dei sacrifici che fanno le mie super amiche, super atlete e via dicendo, ma c'è proprio un... io voglio spezzare una lancia parlando proprio di femminismo. Fermi tutti, è una lancia che puoi spezzare tranquillamente tra pochissimo, Fausta. Diamo un attimo la linea alla regia, un po' di musica e poi, come avete capito, amici di Radio Montorfano, ci prepariamo ad un altro blocco di quelli interessantissimi. E prima di dare la linea alla regia, io vorrei anche dire una cosa. La trasmissione poi tra poco finirà, ma noi a segreteria@spotesport.it aspettiamo dei vostri commenti. Se vorrete farli, noi li prendiamo e poi ne discutiamo anche nelle prossime puntate. Perché sono queste situazioni che sai, ognuno la può pensare come vuole, ma è giusto anche discuterne, perché è da affrontare. Sono temi da affrontare con tutto il rispetto che si deve alle persone che vivono queste problematiche. E allora, la linea alla regia, torniamo tra pochissimo, sempre qui a Running On Air. Running On Air. Running On Air. Running On Air qui su Radio Montorfano. Stavamo parlando con Fausta Quilleri, l'avvocato, ma anche atleta, che ci stava parlando della questione di Valentina Petrillo. Tra l'altro un atleta che sta andando praticamente su tutti i media, è diventata famosa, no? Perché questa sua battaglia per avere un ruolo nello sport femminile, Fausta. Sì, dicevano, beh, da quello che ho potuto leggere, credo che stia addirittura portando avanti il progetto di fare un film sponsorizzato da Arcigay per raccontare la sua vicenda umana, vicenda che al di là del fatto di questo cambio di sesso e che sia transgender, come tu hai detto, Valentina è ipovedente, quindi io ho tutta la mia simpatia, la mia solidarietà, i miei auguri che la sua carriera sportiva e la sua vita decollino, per carità del cielo. Però stavo dicendo che io, come donna e come atleta, mi domando, ma ancora una volta, scusatemi, siccome Valentina ha ancora un fisico da maschio, ancora una volta io assisto ad una prevaricazione del maschile sul femminile. Sì, intanto ricordiamo ad esempio che se si guardano le classifiche del 2020, a luglio si trova un suo risultato come uomo, ed è fa un po' come dire, singolare, no? Che un mese dopo lo si trova con un risultato. Lui ha potuto gareggiare, lei in questo momento ha potuto gareggiare in quanto
in quanto il suo livello ormonale è inferiore a 5 nanoloni. E in questo caso è considerato femminile? È considerato donna, all'interno di un rating, per cui la FIDAL ha dovuto accettare l'iscrizione. È chiaro che in casi come questi, la stessa, e cioè di fisici maschili che però o stanno facendo il cambio di sesso o l'hanno fatto, ma che comunque a tutti gli effetti anagraficamente sono donne, ma sono ancora racchiuse in un corpo che è assolutamente maschile, è un problema che tutta la popolazione di omosessuali, lesbiche, transgender si è posto. E la Navratilova ha rilasciato un articolo molto interessante nel quale dice, beh, insomma, invito questi miei amici a non partecipare come maschi a tutti gli effetti a delle gare femminili. E lei è stata molto critica. Quindi io cito la Navratilova, che sicuramente è un atleta che ha molta più esperienza di me, molta più visibilità di me, per dire anche nel loro ambiente questa partecipazione di un fisico maschile in una gara dove ci sono quattro scriccioli, per quanto velocissime siano, ecco, non è ben vista nemmeno nel loro ambiente. Beh, Martina Navratilova, ricordiamo, super campionessa di tennis, una delle prime atlete a fare outing, sì, esatto, a dichiararsi omosessuale, poi ha avuto tutta una sua vita e ha preso posizione, appunto, come diceva Fausta. Quindi è un bel dilemma questo. Noi l'abbiamo vissuto, voi l'avete vissuto in prima persona. Sì, ci ha un po' travolto sta cosa, non abbiamo avuto tempo di pensarci. Io ero fiduciosa che fosse tutto a posto. Credo che l'anno scorso ai campionati europei ci sia stata una tedesca che è transgender, che però aveva completato tutto il processo e ha fatto anche l'operazione, esatto, finale di questo percorso. Io ho visto le foto, era sostanzialmente una donna, e quindi mi aspettavo una cosa del genere. Ecco, questo mi ha colpito. È solo veramente una questione di quando mettiamo soltanto questo aspetto prettamente, sì, sportivo, perché esatto, tutto quello che attiene alla vita, cioè, assolutamente sì, tutto il resto sì, uno libero di fare. Di cappello, insomma. Beh, ha avuto il coraggio di affrontare molto una situazione così, quindi tanto di cappello. E noi dobbiamo avere il coraggio di dare la linea in regia, perché altrimenti l'amico Franco salta di qua dal bancone e ce ne dà di santa ragione. Quindi la linea torna a Franco in regia e noi torniamo tra pochissimo sempre qui a Running On Air. Running On Air. Running On Air. Amici Running On Air, ben ritrovate e ben ritrovate a Fausta e Denise, grazie ancora per essere con noi. Ma eravamo arrivati a questo momento con Fausta che ci stava raccontando appunto di quali sono le... Parlavi anche di alcune polemiche che sono sorte poi dopo i post su Facebook, i post sui social. Ma guarda, devo dire che c'è stata una grossa polemica perché il senatore Pillon della Lega ha postato su Facebook una sua osservazione mettendo la fotografia di Valentina, Denise e Cristina e esprimendo il suo sdegno per l'accaduto. Io devo chiarire comunque che la FIDAL ha agito secondo le regole. Ecco, è questo che volevo chiederti. Sì. Sei avvocato, ti abbiamo presentato così a inizio di trasmissione. Ora Fausta esce dagli abiti di atleta e indossa la toga da avvocato. Cosa poteva fare la FIDAL o la FISPES in precedenza davanti a... Nulla, perché ha dovuto accettare la iscrizione di Valentina, perché Valentina rientra nei rating ormonali. Io ho detto che oggi come oggi o si cambia la legge, francamente non saprei che suggerimenti dare, perché non sono una genetista, non sono un'androloga, quindi non vorrei dire delle sciocchezze. Però è chiaro che quello che possiamo fare noi in questo momento è un movimento d'opinione, che in un certo senso è talmente grossolano quello che è accaduto da essere
l'ingiustizia di quello che è accaduto è evidente, ma ripeto, è evidente solo dal punto di vista sportivo, perché vi è stato lo scontro di tre fisici che non erano all'altezza. Quindi Valentina è stata avvantaggiata dal fisico maschile e le mie due carissime amiche sono state svantaggiate perché fisicamente assolutamente inferiori. Ma posso dire una cosa? Allora, il risultato della gara in sé è stato abbastanza mediocre, no? Negli anni scorsi abbiamo corso tutti sempre più veloce di quel del tempo che ha ottenuto Valentina, esatto, quest'anno. Esatto. Quest'anno è andata così. Però ho perso il filo. Io mi chiedo, secondo voi è più un discorso sportivo o più un discorso mediatico? Nel senso, ci troviamo davanti, come diceva l'avvocato Fausta prima, a una situazione dove l'atleta ha questi dati ormonali. Di conseguenza le federazioni non possono intervenire. Non possono escluderlo dalle gare in questo momento, ok? Io capisco anche invece la situazione di chi deve gareggiare contro, perché con tutto il rispetto per Valentina, per l'amor di Dio, poi io mi trovo anche nella situazione delle atlete che si trovano a gareggiare pur sapendo che è tutto in regola. Beh, posso dire che quello che stiamo in un certo senso concordando tra di noi è, in primo luogo, io mi auguro che Valentina segua la sua vita in altri ambiti che non siano quelli della atletica master femminile categoria V55, tra poco V50, che abbia, diciamo, si faccia un esame di coscienza e capisca che forse venire a fare delle gare con questa evidente disparità non sarà soddisfacente nemmeno per lui o per lei. Però io un annuncio polemico lo voglio fare anche nei confronti della federazione. Avete agito tutti in maniera regolare, la prossima volta che Valentina si presenta ai blocchi, io, Denise e Cristina abbiamo deciso che staremo ferme sui blocchi. Le altre donne della federazione, le altre atlete, le altre amiche faranno quello che crederanno. Io parlo per me, Denise e Cristina, la nostra protesta sarà questa. Ma io faccio un'altra domanda, perché non conoscendo nemmeno Valentina, l'ho vista in fotografia, ecco. Ma secondo voi tornerà a gareggiare? Nel senso, ha vinto quest'anno, ha creato questo momento mediatico. Inizia, una prima volta. È la prima volta che succede. Mi capita, come dicevate prima, di fare un film. Se faccio un film, vuoi che non arrivi quello che mi fa scrivere un libro, due memorie, certo, un reality? Quindi tu dice, momento mediatico, si realizza, lo sfrutto, sì. Ci ragioniamo, ci pensiamo e rispondiamo subito dopo il momento di musica che Radio Montorfano ci regala. Running on air, running on air. E dopo aver ascoltato questa musica da Radio Montorfano, vi abbiamo lasciato prima con un dubbio. È mio personale, cioè, creato questo mondo mediatico attorno, abbiamo detto un bel film, un reality, vuoi che non lo chiami, no? Beh, quanto mai. Se si ripresenta sui blocchi, beh, è stata bella l'affermazione che hai fatto durante la pausa. Denise, se te lo ritrovi al via, Fausto dice noi non partiamo dai blocchi. Io ipotizzo che tu parti. Cosa succede? Lo batto. Vedi? Vedi come io subito la questo effettivamente le sue prestazioni sono calate molto rispetto alla precedente esperienza maschile. Ha perso, come dice lui stesso, lo ammette anche, ha perso un paio di secondi sui 200 che sono 15 metri. Beh, sarebbe preoccupante se avesse mantenuto anche le prestazioni maschili, dico stiamo a casa, non accendiamo. Infatti avrei voluto affrontarla sui 100. Dove? Signori, io vi inviterei a guardare la faccia di Denise mentre parla. È agguerrita, è bellissima. Come dico io, campeona vera, vera sul serio proprio. Questo è lo spirito dello sport. Brava Denise. Tra l'altro, guardando il video dei 200 che ha vinto Valentina, si è visto che ha vinto la gara proprio negli ultimi metri, perché era dietro a Cristina Sanulli fino a pochi metri dalla fine, e Cristina gli dà 40 centimetri di altezza in meno rispetto a Valentina, quindi non è proprio detto che... No, per niente.
che vinca. No, abbiamo vinto, ripeto, 26-80 l'anno scorso, ma gli anni precedenti viaggiavamo su 25. Capisco che imbicchiamo, però era anche fine stagione. Un anno particolare, un po' così. Sì, allenamenti no, quindi... Poi ognuno ha la propria storia, ognuno si presenta sui blocchi e si decide di gareggiare e si prende quello che si merita. E quindi perderà. La prossima volta penso che io avrò uno stimolo in più in caso, magari in una gara a Modena, per esempio. Ad esempio. Fuori concorso. Sul suo territorio. È bellissimo. Vedi lo spirito com'è. Fausta, il ricordo più bello invece della tua carriera da atleta? Beh, è stato il record italiano sui 100 metri della categoria 65, fatto vicino casa, e non so neanche come ho fatto a farlo. Io però correndo molto veloce. Sì, correndo bene, sciolta, cosa che di solito non faccio perché sono sempre piuttosto nervosa, e quello è un sogno perché entri nella storia dell'atletica. Non si riesce a spiegare che cosa provi, perché quando tu sei davvero allenato hai la consapevolezza che puoi correre, e quindi nel momento in cui vedi il risultato dici ecco, è quello che volevo, però è una grande soddisfazione e me lo ricorderò per sempre, al di là delle medaglie. È il risultato che secondo me conta, non sono le medaglie. Poi ci sono una medaglia bellissima, è la medaglia agli europei dell'anno scorso in staffetta, abbiamo vinto l'oro, abbiamo fatto il record italiano in staffetta con quattro amiche, di cui una ha lotta da anni contro una brutta malattia, e quindi è stato bellissimo. Allora è doppio lì. Esatto, e lì è stato veramente bellissimo. Ma non perché... parlando di atlete, ma la società per cui gareggiate? Io sono nell'Atletica Lonato. Ambrosiana. E invece l'Ambrosiana. Perfetto, completiamo un po' di notizie, via. E questo vittoria, record italiano nella staffetta? Abbiamo fatto, sì, record italiano, abbiamo vinto l'oro europeo l'anno scorso a Caorle, e ripeto, la bellezza è stata questa, perché... Un altro aspetto dell'atletica è proprio quello della aggregazione. Si creano delle amicizie indissolubili perché è la passione che unisce. Per cui l'atletica, e comunque in genere lo sport, è maestro di vita. Anche adesso questi lockdown, questo limitare lo sport per i ragazzi, secondo me è veramente terribile. Bisogna davvero cercare di aiutare i bambini a continuare a fare sport. È quello che stavo dicendo anch'io ad alcuni che mi hanno intervistato in questi giorni. E è vero, noi come atletica da quel lato lì siamo stati fortunati, nel senso, non abbiamo avuto subito nessun blocco, i nostri bambini possono continuare ad allenarsi. Invito anche le società di sport a contatto, che invece hanno bloccato completamente la loro attività, basterebbe semplicemente far fare ai bambini l'attività motoria. Non occorre fare la partita di calcio in questo momento. Si continua a fare attività motoria, si continua a farli divertire, perché per il bambino deve essere un divertimento assoluto come per l'adulto fare sport, e quindi tutto questo comporterebbe magari un blocco in meno. Blocco invece che io devo fare perché Franco mi ha dato l'ennesimo stop, lui ha urgenza di mandare la sua musica, vediamo se manderà una sua canzone in questo blocco. A tra pochissimo, sempre qui a Running On Air. Running On Air, Running On Air. Ben rientrati a Running On Air. Facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto a Fausta, a Denise. Qual è il momento più importante, cioè che ricordi meglio della tua carriera da master? Che tra l'altro io ricordo, master di un livello eccelso, perché le prestazioni che fa Denise sono paragonabili a quelle di un atleta di livello regionale assoluto, quindi chi corre sotto i 13 secondi tra le donne sui 100 metri, vi invito a provarci se ci riuscite. Quindi qual è la tua, cosa ricordi della tua carriera? Il bel ricordo è quando ho vinto sicuramente in Finlandia il titolo mondiale su 200 metri.
E questo non ce l'avevi detto prima, del titolo mondiale. Sì, l'ha tenuto per lui. L'ha tenuto per... No, no, lì è stato bellissimo, perché poi quando sono stata sul podio di legno dell'IKEA, tipo finlandese, con Fausta che cantava l'inno, urlava l'inno, e io che non sapevo se ero commossa a ridere, visualizzavo tutti i sacrifici fatti per arrivare a quel momento. Certo, perché il sacrificio adesso... Il sacrificio è una parte fondamentale della preparazione, esatto. Perché per primeggiare tra i master bisogna darsi da fare, non è facile. Cioè, la competitività nelle categorie master si è elevata molto negli ultimi anni. Sì, sì, bisogna andare forte. In quell'occasione ho fatto anche il record italiano, indoor. E giusto da contraltare al mio miglior, cioè il peggior momento invece è stato 2 anni dopo, l'anno seguente, quando invece sono stata squalificata a San Sebastian ingiustamente per aver pestato una riga in curva, dove ho fatto di nuovo il record italiano in batteria, correndo anche scialla, come si dice, molto piano. Stiamo parlando del 2013. Sì. E poi dopo io ho trovato una foto in cui immortalava me che correva in quel punto, che ho presentato ai giudici e mi è stato chiesto scusa ufficialmente dal presidente, però ormai il titolo era andato. E chi è andato? A San Sebastian, una spagnola. Ah, Emilia Paunica. Esatto, Emilia Paunica, che è famosa anche, sì, carissima amica a livello spagnolo, visto che lo stesso presidente della federazione spagnola, che è Raúl Chapado, l'ha ritwittata o l'ha condivisa proprio qualche giorno fa, come se Alfio Giomi twittasse un'immagine mia. È una cosa impossibile. Lo chiederemo di twittare assolutamente un'immagine di Andrea. Non sono presentabile come Denise. Ma io volevo chiedere una cosa a entrambe, perché io sogno la categoria master, la vedo anche come di sprono per i giovani, e mi piacerebbe molto vedere tante volte i master presenti nelle gare giovanili a collaborare con i giovani e a essere portatori di esperienza a loro. Secondo voi è fattibile o è pura utopia? Ma io ci vado. E una volta alla call room, siccome guardavano le date di nascita, erano, non so, 2003, via dicendo, io sono del 53, mi hanno guardato e mi hanno detto: guardi che è sbagliata la sua data di nascita. No, guardi che è giusta la mia data di nascita. Per cui io ci vado. Alcuni mi dicono: ma cosa vai a fare, non ti vergogni? No, non mi vergogno per niente, vado perché mi piace anche gareggiare vicino casa, non lontano, perché credo di essere più in forma quando la gara è vicina, e a me piace, io mi commuovo a vedere i ragazzi giovani che corrono e via dicendo. Però devo dire che io mi alleno a Castenedolo con i giovani della Virtus Castenedolo, di Erminio Rozzini, insomma, ecco, loro nei nostri confronti hanno un atteggiamento di simpatica sopportazione, ecco, il master è tollerato dal giovane atleta, perlomeno. Ma la mia esperienza è un po' diversa, perché io mi alleno con la squadra di Luciano Bolognini, che è la squadra della pianura bergamasca, e i miei compagni di allenamento hanno al massimo 22 anni, ma mi prendono in giro, cioè siamo non mi sento diversa da loro. La pari. E, sì, e Luciano mi dice sempre: guarda che tu sei un esempio per loro. È quello, secondo me, un esempio per loro, per la dedizione e anche per il modo in cui affronti le gare, che diventi una bestia. Sì, è lì dove io vedo, cioè, allora, un giovane che vede Denise, che vede Raineri correre, qualche domanda se la può fare, no? Cioè, riuscirò a resistere così a lungo? Perché non è così facile. No, quindi se riuscite a fare questo connubio tra giovane e master, giovanissimo, diciamo, e master, secondo me questo è lo spirito che deve, sì, avere. Sì, ma io vado alle gare assolute, faccio più gare tra gli assoluti che tra i master, sicuramente, ma
Assolutamente, io non vedo, magari all'inizio dico, ma lei è l'allenatrice? No, poi inizio a vedere che mi inizio a scaldare, si fanno delle domande, poi dopo magari mi vedo in seconda batteria, cambia tutto l'atteggiamento, so. Però sono molto bravi. Bene, siamo contenti di questo. La regia mi ha fatto il segnale dello stop, peccato perché è stata veramente una bellissima serata, divertente, grazie di cuore. Grazie a voi, grazie, a voi. Grazie davvero per essere stati con noi. Amici di Running On Air, sicuramente vi è piaciuta la puntata di questa sera. Riascoltatela anche domenica sera. Tanto, giusto giusto alla chiusura, ore 23, si chiude la porta di casa, per obbligo, e si accende il computer o la radio, è www.radiomontorfano.it, e riascoltate queste due fanciulle dell'atletica leggera che ci hanno raccontato la loro esperienza. Andrea, grazie ancora. Grazie a te. L'ennesima puntata di Running On Air volge al termine, però settimana prossima noi, salvo altre complicazioni, vi aspettiamo ancora qui, sempre sulle onde di Radio Montorfano. Amici, buon weekend a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. Running On Air.